Afi ed Ape, gli ordini degli ingegneri e degli architetti di Agrigento lanciano il progetto Le ragazze possono. Incontro al liceo scientifico Leonardo. Irene Milisenda. L'associazione FIDAPA di Agrigento, nell'ambito del tema nazionale I talenti delle donne, l'intelligenza femminile al lavoro, insieme all'Ordine degli Ingegneri e all'Ordine degli Architetti della provincia di Agrigento, ha scelto il liceo scientifico Leonardo per promuovere e iniziare a diffondere il progetto cosiddetto Le ragazze possono. A presentare l'iniziativa, arrendendosi testimonial, è stata l'ingegnere Angela Loricella, tra le donne manager italiane più affermate a livello internazionale. È stata lei a raccontare alle studentesse e agli studenti del liceo Leonardo il suo percorso di studi, le difficoltà che ha dovuto superare per raggiungere il suo obiettivo e poter poi lavorare in un settore come quello tecnico-energetico, da sempre con massima presenza maschile e con poche donne. Il messaggio che dunque l'ingegnere Angela Loricella ha voluto trasmettere è proprio quello di incoraggiare le giovani studentesse a scegliere percorsi di formazione e di carriera tecnico-scientifici per incrementare la consapevolezza delle donne nella scelta di un'istruzione superiore tecnico-scientifica. Si tratta della volontà della FIDAPA, in quanto movimento di opinione che promuove la condizione femminile, di promuovere le facoltà tecnico-scientifiche, i percorsi di formazione tecnico-scientifici per le donne. Abbiamo rilevato che esiste un gap in questo settore per quanto riguarda la presenza femminile, non solo a livello di conseguimento di titolo di studio universitario, ma anche proprio di posizioni apicali o di ruolo assunte dalle donne in questi ambiti. Ingegnere Angela Loricella oggi da testimonial per raccontare la sua storia da ingegnere affinché le ragazze possano scegliere l'indirizzo scientifico. Buongiorno, sì, questa è stata una bella opportunità per me, incontrare tante ragazze e ragazzi, anche giovani, perché la mia è una storia che inizia più di 40 anni fa, quando sembrava quasi impossibile che una donna potesse intraprendere una carriera tecnico-scientifica. È stato un periodo, un percorso lungo, a volte complesso, con degli ostacoli, perché bisognava vincere tante difficoltà, tante culturalmente difficili da superare, tanti ostacoli culturalmente difficili da superare. Ma è stato bello perché con la determinazione, con la voglia di fare, con la voglia di dimostrare la propria professionalità, si riesce ad ottenere gli scopi che si vogliono. Questo è il messaggio che abbiamo voluto dare oggi ai ragazzi. Oggi il nostro incontro è mirato alle ragazze in maniera particolare. Perché alle ragazze? Perché le ragazze a quanto pare non sono invogliate a intraprendere questo tipo di percorso degli studi dell'università per quanto riguarda l'ingegneria. Una bella occasione per raccontare a tutti questa novità dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Agrigento, che da luglio di quest'anno ha un segretario donna. È stata una bella soddisfazione, votata all'unanimità da tutto il Consiglio dell'Ordine, che mi va proprio di diffondere per incoraggiare questi giovani, specialmente le giovani ragazze che vogliono approcciare a questo mondo della facoltà di ingegneria.